adesso al pit. Vedi? Ingresso al pit Rolling Stones. Ingresso San Siro. Ingresso, io godo. San Siro è unico.
questo è il nostro primo tour, ora per A, ora per io, senza Charlie.
for you. Hope you like this one. Here we go. Thank you.
Talking to the sound, reach for the legend of
a birthday for you. A graceless lady. Yeah.
Jimmy!
I'd like to thank very much to the Ghost Hounds for a great opening set. Thanks, guys. Really appreciate that. And we're going to do our lockdown song now.
That's for sure. When I first come back, a little more. You got my heart. You got my soul. You got that silver. You got that gold. You got the diamonds. Yeah, from the mines. And that's all right. It'll buy some time.
Gimme. Thank you.
Oh,
gonna do. I'm just talking about the midnight. The one you never see before. He's called Hit and Run, Pepper, the Anger. Oh, just a knife chopping, tiptoe. Oh, just don't shoot him dead. Thank you.
Tonk. Abbiamo fatto il nostro primo concerto in Italia. E grazie di essere ancora qui con noi. Thank you.
Chanel! Chanel Heynes, everybody! Chanel Heynes! Thank you! Oh, la la. Que no pizza! Thank you.
satisfaction. Questa maglietta è del 90, i rotti che sono venuti a Torino, nell'82, siamo reduci dell'82, mai più avremmo immaginato che dopo 40 anni fossimo ancora qui a vedere i Rolling Stones e siamo contentissimi. It's only rock and roll. Bye. Tu cercami un altro gruppo rock famoso come Rolling Stones che abbiano resistito 60 anni sul palco del mondo, cioè non esistono, e secondo me non esisterà più un altro gruppo così, assolutamente. Ma da che ora siete qua? Dalle 8 più o meno, 8 e mezza. Noi da 8 e mezza, loro da ieri. Quindi sono più attendibili loro, probabilmente. Avete fatto la notte qua? Sì. Dalle 2 e mezza di ieri. Che cosa rappresenta per voi i Rolling Stones? Il concerto della nostra vita, nel senso che abbiamo aperto al matrimonio le danze con Satisfaction degli Stones, non potevamo mancare. È un pezzo di storia che si spera che non finisca mai. Questo concerto rappresenta per me un anno intero di lavoro e questo è il premio che mi sono dato, perché è stato un anno intenso e adesso me la godo almeno questa serata. Mick Jagger disse a suo tempo che lui non si sarebbe mai visto settantenne a suonare rock and roll e mi dispiace dirlo, ma caro Mick si è smentito, perché ha 80 anni adesso è qua a fare il concerto a San Siro. I wish everyone a nice concert. Hey, here we are in the dressing room at Milano. Really looking forward to the show tonight. Looking forward to finding out what we're gonna play. And full of sunshine here. Here we are in the dressing room at Milano. Really looking forward to the show tonight. Looking forward to finding out what we're gonna play. And full of sunshine here. Here we are at the San Siro Stadium. We're looking forward to a good show tonight.